Giovedì San Maurizio Canavese e Aurora Granata. Sì. Wow, bella partita, bene bene. Allora io vorrei chiedere a Marina un attimo di attenzione per il Philadelphia invece. Marina, tutte queste mail? Tutte queste mail nascono dal gruppo che è aperto su Facebook che si chiama Rivogliamo lo Stadio Philadelphia, ha raggiunto, grazie anche agli articoli che sono stati scritti da Tutto Sport, che ci ha dato pubblicità, i 3.000 iscritti, e quindi praticamente in pochissimi giorni si sono aggiunti circa 1.000 iscritti. Stiamo tempestando quotidianamente di mail Sergio Chiamparino, Viano, Mario Viano e Giuseppe Sbriglio, perché vogliamo delle risposte. Non ha senso continuare in questo modo. Io trovo folle che, visto che Sbriglio si è insediato, lasciamo perdere Viano che non ha fatto mai assolutamente nulla e continua a non fare nulla, anche perché nell'ultima riunione con Uniriscossioni è andato Sbriglio e Viano non c'era, mentre è una cosa che compete a lui visto che si tratta del patrimonio. Però anche Sbriglio, insomma, è arrivato a luglio, sapeva che aveva questo incontro con Uniriscossioni il 22 ottobre, fai l'incontro direttamente con una proposta, non che ti incontri e dici: ah, ciao Uniriscossioni, come stai? Non ti piacevano gli 800.000? Ci rivediamo tra un mese e ne riparliamo. Adesso, questa settimana doveva partire l'ulteriore proposta per Uniriscossioni, domani è venerdì, i giornali non hanno ancora riportato nessuna notizia, quindi presumo che non sia ancora stata fatta, e poi continuiamo a battere sui soliti discorsi. Noi vogliamo capire per quale motivo non si chiedono i soldi alla Ergom, attualmente Fiat, se ci sono delle ipoteche e se quei soldi dovevano servire per la ricostruzione del Philadelphia. Ma anche come cittadini è assurdo, è una cosa che poteva essere fatta già nel 2006, siamo nel 2009 e i 4,3 milioni continuano a stare nelle tasche della Fiat. Un'altra cosa che chiediamo è notizie dei cimeli, perché Novelli ha scritto pubblicamente sulla sua testata online che i palloni sono stati rubati. Peccato che nel 2006 ha detto che i palloni, sto parlando dei palloni di pietra del fila, di cemento del fila. Peccato che nel 2006 lo stesso Novelli aveva rilasciato un'intervista a Granatissimo dicendo che i palloni erano conservati. Allora, visto che il Comune fa parte di questa fondazione, alla quale ha dato anche 600 milioni di lire, magari se incominciasse anche a capire dove, intanto dove sono finiti tutti i soldi della fondazione, che ormai pare che ci siano rimasti 200.000 euro, e poi chiarire, lui ha i palloni, ha le lapidi, perché devono stare in un deposito di Novelli quando ad esempio c'è un museo? Cioè, non ha senso. Comunque chiederemo poi magari di persona anche. Comunque, certo. Invitando. Ma io, cioè, a Novelli, persona, Novelli perché... fra l'altro gli ho anche parlato, mi ha detto: ci sentiamo a settembre, chiariamo tutto. E novembre io non l'ho più sentito. Qual è la mail? Casa del Popolo Granata, @libero.it. Però chiunque, su Facebook si trova. Ma chiunque anche non è iscritto a Facebook, basta che mandi una mail a Casa del Popolo Granata, @libero.it, e riceve tutte le informazioni per partecipare a questa iniziativa. Un'altra iniziativa che è in corso, noi stiamo chiedendo lo spostamento del Corso Grande Torino, perché intanto non ci va a noi Granata che stia a Gobbilandia. Quindi certo. Riteniamo che la zona, è stato fatto un sondaggio, la zona scelta è a fianco della maratona e non quindi c'è posto migliore, quindi stiamo chiedendo Corso Grande anche Torino, quello. Lo portiamo di là. Anche lì mail corsograndetorino@libero.it per chi vuole partecipare. Bene, ok, grazie Marina anche di queste informazioni. Allora voglio approfittare in questo momento.